calcio, anche su questo già abbiamo detto ieri, dei 13 ultra inquisiti, due agli arresti domiciliari, abbiamo i nomi: Ettore Abramo di 23 anni, Agnello Marotta di 43. Qui vedete momento degli scontri, immagino la partita di Coppa Italia Lazio-Atalanta del 15 maggio scorso. Questi due sarebbero quelli che hanno buttato le Molotov dentro la macchina dei vigili. Eccola qua, qui vedete il momento in cui vengono buttati i Molotov. Ovviamente c'erano i filmati, vedete qui la macchina e il vigile dentro che si è salvato per miracolo. E spiccano fra questi arrestati, molti dei quali giovanissimi, il 19enne Lorenzo Bernabei, già coinvolto nella maxi rissa di Piazza Cavour nel 2016. Poi un altro 20enne, Luca Antonini, ma anche Daniele Piselli di 30 anni, Gianluca Meucci di 36, Mengarelli di 27, Luca Colapicchioni di 22. Insomma, veramente gente insensata che vogliono menare le mani e creare disordini mascherandosi dietro il tifo di una squadra.